Chi più chi meno, siamo, per nostra stessa natura, animali sociali. Nell'arco delle 24 ore, prima o poi, qualcuno lo incontriamo. Al bar, in pausa pranzo, sul lavoro, a scuola, al supermercato, sul bus, in vacanza o alla pericena. Ora che il Covid, con le sue varianti, si diffonde sempre di più, aumenta anche la probabilità di imbatterci in un positivo. Nasce la corsa al tampone, che sta mandando in tilt il sistema di tracciamento. L'alta trasmissibilità della Omicron e la persistenza della Delta spingono ad immaginare percorsi alternativi. Ieri, per esempio, il primo ministro spagnolo Sanchez ha detto che bisogna gestire la pandemia come la classica influenza. Niente test ad asintomatici o contatti stretti e passaggio dalla sorveglianza universale alle sentinelle dell'infezione. Ma, modelli a parte, che occorra cambiare ne è convinto anche il professor Stupia. Omicron si è imposta sul territorio, ma Delta resiste. Quindi mentre prima la variante nuova sostituiva la vecchia, adesso si stanno sommando. Sommandosi, che cosa è successo? Che il numero dei positivi è diventato altissimo, perché in assoluto è il più alto dall'inizio della pandemia. Quindi, siccome molti di questi tra l'altro sono asintomatici, quindi sono persone che sono andate in giro, hanno avuto dei contatti, per ogni positivo che noi troviamo, poi dobbiamo analizzare 10 persone che hanno avuto contatti e il sistema ovviamente non regge più. E sul modello spagnolo? Sono scelte politiche, ma sicuramente qualcosa va fatto, perché così non serve più, perché che io tra l'altro comunico a una persona con 4-5 giorni di ritardo l'esito del tampone non ha più senso. Questa è una delle possibilità, cioè concentrarci solo sui sintomatici. Un'altra è stata già fatta ed è stata quella di sdoganare gli antigenici. Per i pazienti ovviamente sempre sintomatici, dobbiamo ridurre il numero dei tamponi e ritornare al fatto che il tampone abbia la risposta entro le 24 ore, perché altrimenti è come se non li facciamo, cioè far venire ai drive-in 3.000 persone non serve, ma in un sistema che è stato creato per consentire soltanto a chi ha il Green Pass di fare una vita normale, ovviamente il risultato del tampone serve, quindi qualche cosa bisognerà fare, una possibilità è quella che lei ha detto. Sarà un problema enorme quello di procurarsi i reagenti, torneremo alla situazione dell'aprile 2020 e ovviamente questo non è un bel segnale, vuol dire che 2 anni non ci hanno insegnato assolutamente nulla. Cosa ci servirebbe? In realtà neanche tanto aumentare il personale o le macchine, perché se anche noi aumentiamo la processività, poi comunque quei tamponi, il tracciamento sul territorio non si riesce a fare, perché se io trovo 5.000 positivi in un giorno, poi come faccio a rintracciare 5.000 persone, avvisarle della positività? O si crea un sistema automatico, ma là parliamo di intelligenza artificiale, di un tipo di programma che ancora in Italia non è stato sviluppato, oppure è inutile, perché anche se facciamo più tamponi, poi le persone riceveranno comunque il loro risultato con giorni di ritardo, perché c'è poi il fattore umano della comunicazione. Da domani sarà possibile, almeno questa è la notizia che ci era arrivata, consultare online i risultati, i referti dei tamponi effettuati. Lei questa la vede come una soluzione o è una cosa ancora difficile, non alla portata di tutti? È un passo avanti, però tenete conto che sarà possibile soltanto per chi ha SPID, io non so quante persone nella popolazione hanno SPID, però è sicuramente un passo avanti. Il problema sarà che quando le persone non troveranno il loro tampone e il loro risultato perché non è pronto, comunque andranno a intasare i centralini e le mail di richieste di perché il loro tampone non è pronto.